Poi chi non interviene deve fare i controlli. Questo esempio della Tricomon è esemplare, da tanti anni, questo esempio della carenza del requisito dell'agibilità per anni e anni, è assolutamente incomprensibile, ma dappertutto succede così. Perché non vanno a controllare? Guarda, a Marghera, l'ispettore del lavoro Veneto, diceva, abbiamo raccontato 30 anni di storia, ma lei quante volte è entrata al tecnico? Sì e no, due volte in 30 anni. E allora la tutela dei lavoratori che cos'è? No, sono. Chi deve controllare adesso ARPA, ASL, SPISA, eccetera, tutti questi enti, varie istituzioni, fanno in maniera adeguata il loro mestiere. Per quello che viene fuori ancora mi pare proprio di no. Questo. Terzo livello, quello della magistratura, guardate, non bisogna santificare nessuno, e neanche i magistrati, neanche la magistratura. Perché ci sono i buoni e i cattivi da una parte, dall'altra, non esistono le categorie generali che vanno assolte o santificate. Bisogna sempre cercare di capire, in ogni categoria, nella magistratura, tra gli avvocati, i giornalisti, i politici, i lavoratori, i professori, chi vale e chi non vale. Non è facile, ma questo bisogna fare. Perché guardate, dicevo prima, la sentenza del petrolchimico di Marghera vergognosa in primo grado, perché sulle stesse carte in appello hanno applicato la legge e hanno condannato le stesse carte, non è cambiato nulla, e la Cassazione ha confermato le condanne. Cosa vuol dire? Vuol dire che tre giudici non hanno applicato la legge dello Stato. Questo semplicemente e brutalmente, per questo è una sentenza vergognosa. E allora bisogna che anche i magistrati imparino a prendersi le proprie responsabilità. Perché se è vero che c'è una maggiore sensibilità, ad esempio nelle procure, adesso ho presentato l'appello qua e è un dato sicuramente positivo, e direi che non era scontato per quello che succede in giro per l'Italia. Quindi devono considerare i magistrati, gli operatori del diritto, quello che è uno dei punti fondamentali della nostra Carta Costituzionale, cioè la tutela del lavoro, il rispetto del lavoro in tutte le sue estrinsecazioni, compreso quello della sicurezza. Questo purtroppo, guardate, non succede dappertutto e non succede sempre. Io mi ricordo degli impianti analoghi a quelli di Marghera, Brindisi, che erano analoghi, peggio, perché almeno a Marghera c'era un sindacato che a un certo punto qualcosa ha cominciato a fare, Brindisi proprio c'era il disastro, una cosa terrificante. Bene, lì hanno archiviato tutto a cominciare dalla procura, con gli stessi dati, morti, mancanza di tutela. Cosa vuol dire questo? Vuol dire fare gli azzeccagarbugli, cercare delle giustificazioni giuridiche, fatti che sono male tutte da soli, molto facile, più tranquillizzante per certi versi. Bisogna avere invece la forza, la capacità, prendersi la responsabilità di andare fino in fondo, di applicare le norme della Costituzione, le norme di legge che esistono dagli anni 50 tra l'altro, mica da adesso, e applicarle e interpretare i fatti. Perché poi, se guardiamo Marghera, se guardiamo questa vicenda della Tricomon, i fatti sono semplicissimi, non li contesta, mi pare, neanche il giudice che qui ha assolto tutti, cioè il fatto che ci sia stata una fortissima esposizione, il fatto che questi lavoratori lavorassero senza tutele, che la cosa sia andata avanti per tanti anni, che le fabbriche e la fabbrica siano stati invitati a modificare le norme a tutela dell'ambiente. Questi sono dati pacifici. Però poi vanno a darsi gorgolare su certe norme, utilizzando, e qui un'altra nota dolente, dei ricercatori, io li chiamo pseudoscienziati, perché ci sono anche questi, all'interno dei processi diventano per certi versi fondamentali, e questa è una materia molto ma molto delicata. Perché va anche la forza del denaro, lo sappiamo tutti, che può arrivare non dappertutto ma quasi. Perché noi abbiamo visto nelle storie dei nostri processi consulenti tecnici, fior di cattedratici che andavano anche in televisione a pontificare, dopo aver scritto e detto che un lavoratore era morto a causa di incidente, ad esempio, quando venivano assoldati da Eni che Monteggio, dai grandi multinazionali, cambiamo idea. E non si meritavano nemmeno di spiegare il perché, ci siamo cambiati idea. Con la forza dei soldi. Uno di questi, guardate, ricordo che proprio uno dell'illustre cattedratico
che aveva scritto che gli operai erano morti a causa di questo sicuramente per tumore del fegato, a un certo punto contatta un altro suo collega medico, il quale mi riferisce l'episodio nel suo insieme, e dice: sono stato contattato da quelli, dai difensori degli imputati, mi hanno chiesto se faccio il consulente per loro, cioè se faccio il salto della palizzata, no? Passo dall'altra parte. Cosa faccio? E l'altro medico gli dice: guarda, se vuoi farti la macchina nuova, accetta. Dopo un po' si rivedono e gli chiede: come è andata? Ha detto: ho accettato, la macchina, la casa in montagna. Guardate, l'avvocato dello Stato a Venezia, una volta calcolato che i consulenti del pubblico ministero rispetto a quelli degli imputati prendevano 20 volte di meno. Questo vuol dire che scienza questa, sono ricercatori, allora bisogna che anche il giudice sia in grado di scegliere, di valutare, di capire. E qui un'altra piccola parentesi va fatta, perché bisogna ricordare che scuola, università, ricerca devono continuare a rimanere pubbliche, bisogna che il pubblico garantisca l'indipendenza della scienza, dei ricercatori, delle università, proprio nell'interesse collettivo che è l'interesse nostro. Questo è il motivo, e deve continuare a dare risposta, oltre che per motivi di economia, di lavoro di giorno, sappiamo, ma anche per questo, perché la ricerca, l'università, la scienza deve rimanere autonoma il più possibile. In questa sentenza di Bassano poi si parla, si utilizzano sentenze, guardate, quando i giudici vogliono, non conosco questa giudice, non conosco abbastanza la situazione, faccio un discorso più generale. Quando il giudice vuole assolvere trova tutte le cartucelle, chiamiamole così, per assolvere. Qui c'è una sentenza invece delle sezioni unite della Cassazione, quindi il massimo organo penale, che interpreta le norme di diritto, la cosiddetta sentenza francese, perché l'imputato due volte era un medico napoletano, c'era cioè la responsabilità del medico, era stata riconosciuta, ed era arrivato fino in Cassazione, siccome c'erano delle diversità di interpretazione in diritto sul nesso causale, cioè se l'azione era stata causa di un evento, dell'evento morte, come si fa a valutare questo nesso causale? La Cassazione interviene con una sentenza chiarissima, lunga, che ha risolto, a mio modo di vedere, i dubbi interpretativi. È una sentenza del 2002, poi confermata da altre sentenze della Cassazione successivamente, solo che bisogna leggerla tutta. Non bisogna fare come il pubblico ministero di Brindisi, l'Egitto di Brindisi, che ha preso i pezzetti che gli facevano comodo per archiviare, che bisogna fare. Perché andando fino in fondo a questa sentenza, si vede, si afferma una verità fondamentale, che poi lo dicono gli scienziati seri: non esiste la certezza assoluta nella scienza, tantomeno esiste all'interno di un processo. Esiste una certezza processuale che ha i suoi crismi, i suoi criteri, che va valutata in una certa maniera, seriamente, perché la responsabilità di ogni persona è una cosa delicata, però esiste una certezza processuale che può essere raggiunta, se no non faremo nessun processo. Perché guardate, non si può condannare neanche il re confesso se non ci sono altri elementi. Così è un dato pacifico nella giurisprudenza. E guardate, io mi ricordo vicende, ad esempio, di processi indiziari, però con indizi univoci, forti, concordanti, gravi, eccetera. Si arriva a sentenza di condanna tranquillamente in più gradi di giudizio. Mi viene in mente uno, perché siamo a Bassano, e uno dei responsabili era scappato, era venuto a Bassano. Quindi dell'incendio del teatro alla Fenice di Venezia. Processo sicuramente indiziario, l'avevo fatto, però con talmente tanti indizi univoci, concordanti, gravi, che non c'è stato nessun problema nel riconoscere la responsabilità in un secondo e terzo grado. Questo cosa vuol dire? Perché bisogna raggiungere una certezza processuale che è diversa dalla certezza assoluta che i debolezzi del diritto pretendono sempre in qualsiasi occasione per assolvere tutto. Allora, noi dobbiamo considerare il dato fondamentale e importante del processo penale, che deve fare le cose seriamente, perché c'è in gioco. Dobbiamo considerare anche il diritto della vittima e considerarla alla stessa maniera. E quindi, secondo questi criteri che dicevo di diritto, dobbiamo. Guardate, in questa, qui è citato in questo volantino, nell'appello, che ho visto adesso, del pubblico ministero di Bassano contro la sentenza del pubblico di Bassano.
uno dei grandi professoroni che venivano di Heineken, che utilizzava proprio le sentenze in questo modo, Pezzetti, tra l'altro uno di quei professori che si è beccato una bacchettata da una sentenza della Cassazione, tipo il consulente di cui vi raccontavo prima, perché prima di avere il processo petrochimico aveva una certa linea sul nesso causale, poi quando ho fatto parte di Enel, poi mi ha cambiato idea, ha detto no, il nesso causale è assoluto. Va bene, noi ci scontriamo nei processi con realtà, ricercatori, consulenti, periti, avvocati, magistrati anche, sui quali dobbiamo capire, dobbiamo cercare di lavorare, di ragionare assieme per venire all'esito positivo in questo caso di un processo. E poi io voglio concludere questo mio primo intervento, così anche per sentire il vostro intervento, le vostre domande, e citando quello che per me rimane sempre, potrebbe essere un articolo della Costituzione, che potrebbe essere messo proprio all'inizio, che è l'articolo 41 della Costituzione, che non a caso vogliono cambiare i vari ministri del lavoro di adesso, il movimento, eccetera. L'articolo 41, che è il primo comma, recita in maniera quasi letterale che l'iniziativa privata economica è libera, aggiungiamo sacrosantamente libera, perché è la base portante di una struttura economica sana, territoriale e nazionale. Però c'è un secondo comma che dice che questa iniziativa economica non si può svolgere in contrasto con l'utilità sociale, con la dignità, con la sicurezza, la libertà della persona. Questo è fondamentale perché mette la persona al centro di ogni interesse, la sua libertà, la sua dignità, la sua sicurezza, l'utilità di tutti. E contro questi principi non si può andare, e questo è un principio fondamentale. E non a caso è uno dei primi articoli della Carta Costituzionale che questi vogliono cambiare, speriamo che ancora per poco abbiano questo spazio.